Guardi, noi fuori dal Parlamento non abbiamo ancora portato nulla, noi la nostra manifestazione, la nostra battaglia informativa la faremo. Le torno a dire, il resto delle opposizioni hanno altri interessi, a loro poco interessa della riforma costituzionale e poco interessa ritornare a parlare dei problemi del Paese. Quello che a loro interessa, a Lega, a SEL, è soltanto raggiungere il 5% della soglia. Ma adesso che abbiamo un Paese in ginocchio, veramente possiamo occupare i dibattiti ancora con questo? Ma non credete che questo governo di larghe intese, che era nato per la responsabilità, stia miseramente fallendo? Allora, quando noi chiediamo di essere ascoltati, è perché noi diciamo delle cose che secondo noi sono più che ragionevoli. L'unica via per rimettere in moto il Paese è abbassare significativamente le tasse. Per far questo, ma io parlo almeno di 7-8 punti percentuali, allora per far questo bisogna avere un governo serio e autorevole che vada in Europa e dica: noi stiamo revisionando la spesa seriamente, non stiamo facendo degli pseudo tagli per poi fare delle altre spese. Questi pseudo tagli, che ancora purtroppo non ci sono, ma che ci dovrebbero essere, devono essere immediatamente messi per alleggerire la pressione fiscale. Questo noi dovremmo fare. Non possiamo gingillarci a parlare di riforme elettorali, del 5%, il 4%, le coalizioni. Agli italiani questo non interessa. Hanno sul comodino le bollette da pagare. Hanno sul comodino il fatto che dall'anno prossimo non sappiamo se ancora percepiranno questi 80 euro, che comunque sui consumi non hanno avuto nessun effetto, e i pensionati, gli incapienti, le partite IVA, coloro i quali ne hanno più bisogno. Ci sono molti italiani che hanno preso questi 80 euro, che fanno parte di nuclei familiari già privilegiati perché hanno lavoro, magari lavorano marito e moglie, e quegli 80 euro li possono anche destinare al risparmio. Ma perché non si parla di un'economia semplice? Si dia a chi li spende immediatamente, i Senta, lei ha pensionati, sicuramente le ragione quando automobili. Ma dice che come si la. possono escludere in questo momento i pensionati? No, allora facciamo prima i provvedimenti, perché quando hanno fatto il pareggio di bilancio, il fiscal compact, l'indulto, tutte le leggi a persona per Berlusconi sono stati più che rapidi, sono stati velocissimi. Allora io sfido il Partito Democratico, sfido tutte le opposizioni e Forza Italia a discutere immediatamente l'abolizione dell'IRAP per le micro e piccole imprese, e vediamo se non facciamo veloce. Lo possiamo fare in 30 giorni. Se si vuole, se la volontà c'è, si fa velocissimamente. La legge Fornero è entrata in vigore prestissimo. E purtroppo sono anni che ancora non riusciamo a correggerla. Perché? Perché non c'è la volontà. Quando la volontà c'è, c'è anche la velocità. Basta il buon senso e la ragione, e sentire il fiato sul collo di quella parte dei cittadini, che è la stragrande maggioranza, che è in seria difficoltà. Questo secondo noi è la ratio. Poi le ripeto, possiamo parlare a margine, nelle commissioni competenti, di come velocizzare ancora. E allora riguardiamo i provvedimenti, andiamo soltanto lì a discutere gli emendamenti, è inutile fare 6 ore di discussione generale quando noi ci andiamo a parlare addosso. Siamo concreti, veramente bisognerebbe essere poco razionali e ascoltare quello che viene da fuori. Quindi, le ripeto, per la legge Fornero hanno fatto prestissimo, per fare tagli lineari fanno velocissimi. Possiamo abolire l'IRAP subito? Ce la facciamo in 30 giorni, prima di settembre riusciremo a farla. Se solo si volesse, noi per quello ci siamo. Siamo tutti qui a Roma. Non c'è problema di assenze, noi non abbiamo prenotato le ferie, siamo qui. Per cui se vogliono ci siamo, se vogliono fare il bene del Paese ci siamo. Hanno detto molti esponenti del Partito Democratico che anche loro hanno depositato dei disegni di legge per il reddito di cittadinanza. Bene, discutiamolo subito in Parlamento, facciamo prima quello, pensiamo alle urgenze. Così poi E allora poi e le riforme gli arriveranno italiani potranno dopo? anche Le riforme interessarsi delle istituzionali riforme arriveranno dopo perché costituzionali. dice lei, Ma le certo, a emergenze mille sono quelle giorni di economiche. tempo. Allora io Certo. la ringrazio, ringrazio la Renzi a mille senatrice giorni di Barbara tempo, Lezzi facesse del. prima le cose più urgenti. La Grazie. ringrazio, senatrice Lezzi, per essere stata nostra ospite e per aver Grazie a voi. accettato.